A risalve. Allora, questa presentazione vedremo un piccolo esperimento che non era nato come esperimento, più che altro una lamentela, quindi è interessante vedere poi come si è evoluto. Allora partiamo dal fatto che Ok, dicevo, sono trovato su Twitter con... non so chi lo conosce, che è insomma una certa personalità in Italia riguardo l'hacking e le password sabato chiaro, quindi ho detto ok, un attimo, rivediamolo due volte, tocca, insomma, ha avuto un certo endorsement, quindi c'è avuto un po' di ansia un attimo. Partiamo dal presupposto, quando ho voluto cominciare le slide, ho detto io sicuramente ho già parlato in passato di password salvate in chiaro. Cercando su Facebook, come ho trovato. Ok, facciamo il cambio in corsa. Okay. Sto antipatico, no? Ok. Dicevo, ho trovato anche già passaggi precedentemente in cui mi sono lamentato di siti che salvavano la password in chiaro nel database e che, come sappiamo tutti, non voglio star qui a disquisire di quanto sia sbagliata come soluzione. Ma neanche dovete pensare perché, no, proprio sbagliata, non vi fate domande, è sbagliata. Quindi è successo il 7 gennaio, non so chi di voi conosce Hacker Journal, io ci sono cresciuto e mi piaceva da morire, perché era prima della DSL e c'erano le riviste informatiche in edicola per me. E Hacker Journal mi piaceva perché trovavi qualcosa fuori dal coro, trovavi veramente la gente che si divertiva a fare cose che vedevi solo nei film. E quindi quando quest'anno hanno ricominciato a stamparla, ho detto no, mi faccio l'abbonamento per 30 euro, che mi costa fare l'abbonamento l'anno per 12 numeri, al limite vedo che non vale la pena, però intanto un po' di nostalgia. E come mi sono fatto l'account sul sito per fare l'abbonamento, ho scoperto che le salva in chiaro pure questo sito di Sprea, quindi dici cavolo, l'editore di Hacker Journal salva le password in chiaro. Sì, e non fanno anche solo questo, avevano pure prima un sottodominio pubblico con tutti i PDF, tutte le riviste che hanno pubblicato, poi l'hanno corretto, dopo che gli è stato segnalato. Però insomma, sai, ti trovi la rivista che fa hacking e ti trovi il sito che salva le password in chiaro e insomma ti girano un attimo. E adesso lo faccio vedere, perché mi sono trovato su la pagina del profilo scacciare Daniele il campo password che stampava la password. Cioè, capito? Di solito neanche lo nascondo, no, questo è proprio brutale, te la faccio vedere. Capito? Ho detto, ma mi sta per il culo, usiamo il termine tecnico, sì. Perché qui mi sono trovato proprio che la mostrava. Cioè, proprio te le cerchi, capito? E la prima cosa quindi che ho fatto è pubblicare questa cosa con lo screen, che è più plateale di così, e sono solo emerse due cose. Tantissime lamentele dei siti fatti male e il fatto che non era l'unico sito fatto male in Italia, con altre segnalazioni documentate o no. Tante persone hanno cominciato a condividere le loro esperienze. Mi sono detto, allora, a me le lamentele quando non sono costruttive sono solo lamentele, se è classico italiano che ne va bene niente e non fa niente per cambiare le cose, quindi mi girano da morire. E quindi ho detto, vabbè, poi dico però, e anche il fatto che tutti questi che dicono che i siti ci sono tantissimi altri casi e non lo scrivono da nessuna parte, non sta aiutando nessuno. Dici soltanto che è una cosa comune, punto, però non fai niente per poter evitare ad altri di ripetere nella cosa. Quindi c'erano due cose che facevano veramente girare, ma tanto. Quindi come risolvere i due problemi con un colpo solo? Beh, qui è entrata un attimo un po' la filosofia della condivisione. Qui ci troviamo su Reddit, su Italia Informatica, in cui qualcuno ha suggerito denuncia il garante della privacy tutto. Ho detto cacchio, qui passiamo sulla roba sul penale, io volevo solo dirla a tutti perché passiamo dal livello all'altro, insomma, io volevo solo fare evidente questa cosa. Io arrivo quindi, dico una bella idea, però è una cosa che richiede un po' di impegno, io ho solo trovato questo buco, ma non posso mettermi a fare io queste cose. E qui dove ho detto, però siccome tanti continuavano a dire, ho detto facciamo un etherpad e cominciamo a raccogliere tutte queste idee in modo tale che tutti quelli che si lamentano almeno documentano e lo scrivono, caricano gli screenshot, quindi ho fatto una serie di regole, la gente ha cominciato a condividere e nel giro di 1-2-3 settimane abbiamo raccolto quasi una trentina di siti in Italia. Però ecco, quindi sono state un po' di idee, eccetera. Quindi io ho voluto mettere, qui uso il crowdfunding ma in termine non corretto, ho voluto utilizzare la potenza delle persone che gli girano le scatole, che gli italiani spesso gli girano le scatole, almeno si sono sfogati un po', cominciando a documentare tutti questi casi e... almeno si sono sfogati un po', perché prima o poi tutti ci lamentiamo di qualche sito italiano, specialmente di pubbliche amministrazioni o di aziende che non funzionano. Succede a tutti. Tutti abbiamo delle storie da raccontare intorno al fuoco sul tema. Però mi è stato fatto anche notare un altro problema. L'altro problema che mi è stato fatto notare è che di solito non si fa come ho fatto io. E si lascia un po' di tempo per poter assimilare la cosa. Ho detto, però io ho trovato solo una password in chiaro, non è un bug di sicurezza grave, perché dopo tutto se ne salva il database, poi se il resto del sito è bugato io non lo so, perché non è quello, io ho solo trovato questo problema.
Quindi quando mi hanno detto la denuncia, ha detto, oh, io stavo solo divertendo, mi sono accorto questa cosa, mi giravano. Non volevo andare sulle cose serie, volevo solo fare evidente questo problema, che ancora ad oggi non è stato sistemato, tra l'altro. Quindi in tanti altri mi hanno fatto un po' di pistolotti, potremmo dire, su Reddit, su questo punto di vista. E mi sono sinceramente un po' spaventato, perché mi hanno detto, dopo tutto, li metto alla pubblica gogna, effettivamente. È un elenco di siti che sono fatti male, è la realtà dei fatti, però. Però questo è vero, nessuno può negare il fatto che sono fatti male. Se lo meritano da un certo punto di vista, però è vero, chiunque arriverà dove mi dirà la stessa cosa, sono loro che hanno utilizzato delle bad practices. Però questo accesso pubblico è durato diverse settimane, il documento è ancora accesso, è aperto a tutti, hanno aggiunto un link qualche giorno fa, ad esempio, sul documento, un altro sito. Però ci abbiamo fatto pensare un po' sopra, perché qualcun altro, io continuo a fare dei reminder, oh, siamo a tot siti, qualcun altro vuole suggerire, eccetera. Quindi c'è qualcuno che dice, qui ci troviamo con la stessa cosa, che delle persone non capivano il concetto di password in chiaro, qual è la problematica vera, ma anche che questa idea di questo progetto era di sensibilizzare noi che lavoriamo e facciamo i siti e tutto l'ecosistema che c'è intorno, perché non l'ho fatto per fare lo stronzo, l'ho fatto per dire, cacchio, non sono gli unici e ognuno di loro ha dei problemi da correggere. E un altro punto che è emerso, il punto era che chissà come gestiscono il resto dei miei dati personali. Dopotutto qui abbiamo una password in chiaro, il resto dei dati come sono salvati? Questo era anche portato a sensibilizzare le persone. Qui parliamo ovviamente di gennaio, prima della sedizione GDPR. Qui qualcuno la menziona, ma prima ancora la gente non si preoccupava di questo. Ad oggi già la sensibilità è stata molto diversa. Però GDPR è uscito nel 2016. Sì, però prima del casino adesso di maggio, tante persone neanche sapevano cosa esistesse. È stato quello, tutte con le newsletter siamo stati bombardati. No, no, però. Sì, ovviamente, sì, vero, però. Le persone non lo conoscevano. Esatto, è diventato obbligatorio, insomma. Il punto è che, come è successo con la cosa del copyright, eccetera, adesso di Wikipedia, finché non è successo il patatrack, non tutti sapevano queste cose. Adesso con la GDPR, anche le aziende stanno un po' più attente a un pelo, non dico che stanno attente completamente, ma almeno si fanno una domanda prima. Perché ci scatta la denuncia vera adesso. Però la vera domanda di tutto questo qual è? Il fatto è che io ho fatto un elenco di siti che hanno tutti lo stesso problema, quindi chiunque potrebbe venire a vederlo questo elenco, ma anche perché ci abbiamo che questi siti sono fatti veramente male e tutti hanno fatto delle riflessioni interessanti così a leggere e vedere persone cosa che hanno commentato. Queste discussioni sono state fatte anche nel gruppo Italiana Care Embassy, però private, non ho voluto condividere gli screen, mentre Reddit è pubblico e potete vederli, perché l'idea principalmente è nata sul gruppo Italiana Care Embassy. Ma quali sono state le conclusioni di tutto questo progetto? Qua progetto era nato da un giramento di scatole. La prima cosa, trattate le proprie password come delle mutande personali. È un dettaglio molto importante, effettivamente, non si condividono con nessuno, si cambiano regolarmente e si tolgono dalla scrivania. Si è famoso il concetto di mettere i post-it sul monitor, quindi trattatele come se fossero le vostre mutande. Ma anche quali sono i problemi, gli errori comuni che abbiamo visto di tutto questo elenco dei siti, perché sono ancora pubblici e ognuno ha documentato i vari approcci con cui hanno condiviso questa password in chiaro. Chi la salva il database, chi te la invia via mail, chi ti fa reminder con la password ma in realtà dovrebbe essere criptata, tutta una serie di cose. Fatto che le password sono salvate in chiaro è dato di fatto, quelli che la inviano in chiaro, e ma neanche nessun avviso di cambiare la password, perché almeno dici, cacchio, me l'ha mandata via password, una password temporanea che non è quella che ho scritto io, mi obbliga al primo login a cambiare la password. Già questo è più accettabile rispetto a trovarmi, mi mandi le mail in chiaro e neanche mi dai un avviso, cambiala. Però la caratteristica interessante secondo me è stata la partecipazione, perché mi sono trovato con persone che si sono messe a verificare tutti i siti dell'elenco, se effettivamente, creando account finti e verificando se quello che la gente diceva e documentandolo con degli screen. Qualcuno ha anche aggiornato lo stato di alcuni siti, trovando anche altri problemi. Qualcuno ha anche migliorato il mio stesso documento, migliorando le regole, rendendole molto più complete sul fatto di come documentare i vari casi. Qualcuno ha anche aggiunto dei materiali di riferimento sul perché le password in chiaro non vanno bene. Ma anche, questa è la chicca secondo me finale, che 2-3 persone mi hanno contattato per chiedere di partecipare al progetto, perché loro pensavano che fosse un sistema per poter, facciamo un gruppo di hacker che bucano questi siti effettivamente. E io mi sono detto, guarda, il progetto è nato più che altro un'analisi, io non voglio fare questo. Poi se tu vuoi sei liberissimo, non te la prendere con me, perché dopo tutto io sto facendo un elenco di siti. Però questo effettivamente ha messo un attimo di strizza. Però
L'idea non era questo. Spesso questo dimostra che poi spesso quando vengono gli hacker, qualcuno che cerca di fare una cosa in senso buono viene subito vista male da qualcuno. Ma anche in modo bonario, perché ti ha detto una noia, allora quale sito che fa chi così mi dedico su questo? No, guarda, un'idea in elenco. Io volevo solo documentare i casi, non volevo fare cose più pesanti. Però cosa ho imparato io da questa cosa personale nata così scherzando? Lasciare la possibilità di raccogliere in modo anonimo, perché ho creato un documento Etherpad anonimo, nessuno poteva tracciare chi sei tu, nickname, IP, bla bla bla. Promuovere nei gruppi adatti, ovviamente, lasciare spazio alla discussione, in questo caso è stato molto importante per trasmettere e avere più informazioni su come andrebbero gestite queste situazioni. Spiegare chiaramente le finalità, cosa che non si è capito bene per quanto mi sono impegnato, come abbiamo visto, ma anche aree di creare a un'evoluzione del progetto che non ho tempo, non ho voglia di potermi dedicare. Trovate un link che analizza con altre più informazioni, cercate di fare un report un po' più serio dopo tutto. Quindi voglio concludere con qualche dato. Questo successo è un dato vero. Cioè c'è il link vero. Qui troviamo uno che è stato intervistato dalla TV, c'ha la post-it con la password, lo Zoom, tac, c'hanno la password. Quindi quello di prima delle mutande che vanno lasciate sulla propria scrivania non è cosa da poco. Trovato vero, a me è successo per lavoro, una TV che aveva le password del canale YouTube pubblicate dove accoglievano gli ospiti, quindi proprio no back practices, un bingo di back practices. Quindi qui ci troviamo un'intervista televisiva proprio, cioè trovate su internet, non mi ho dovuto impegnare, è roba vera. Poi a me piace sempre come script, quindi ricordiamoci sempre che la sicurezza è andata fondamentale anche per verificare la password che dovrebbe essere scontata. Non diamo mai per scontato certe cose che dovrebbero essere, perché qui è un esempio che ho detto e credo che prima o poi è capitato a tutti, insomma, di dover mettere mano a queste cose, e sfortunatamente c'è chi non lo capisce se non troppo tardi. Ma anche il fatto che non è detto che quello che vi dice che la password è sicura sia effettivamente sicura, perché con questo esempio non è detto che sia effettivamente sicura. Sforzatevi di ideare delle password che possono essere sia facilmente ricordabili per voi, ma anche che siano un pelino avanzate, ma non per forza ok, faccio, concludo con un 1, poi metto sullo stesso 1 che ho l'input esclamativo, cioè l'uno, il simbolo, ci arrivano tutti a questa soluzione perché è la più comoda, è il primitivo, il stesso pulsante premo due volte e risolvo, no? Sforzatevi un pochino a credere password, non fidatevi a forza dal, come si chiamano, il calcolatore di difficoltà, usiamo questo termine. Concludo anche con questa che è diventata un po' un meme. Qui ci troviamo, non ho ancora capito se è vero o no, dice la password è utilizzata dall'utente, scegli un'altra password. Io non so se è vero oppure no, soltanto però, cioè, questo sviluppatore ci ha pure pensato, cioè, non è che dici, cioè, pure pensato, dico pure chi è l'utente, e dici, la password è stata utilizzata, perché qualche volta può succedere, no, questo ha detto, dice pure qual è l'utente, capito? Cioè, qui c'è lo sviluppatore che ci ha pensato, ha detto, no, questa è una funzionalità fighissima, non lo fa nessuno, lo faccio io, ci sarà un motivo se qualcuno... Quindi, pensiamoci un attimo a queste cose, perché se gli altri non lo fanno, potrebbe esserci un motivo, non è detto che deve essere fighissimo. Un altro screen, questo succede molto spesso con i siti, ovvero che le password vengono trasmesse via URL, succede molto spesso, quindi facciamoci anche un po' caso quando il protocollo, se sia HTTP o HTTPS, perché lo sappiamo benissimo che basta poco a poterle sgamare queste cose, specialmente per chi vuole fare un honeypot e così via. Quindi pensiamoci un attimo a queste soluzioni, che non è bellissimo mandarle proprio in GET. Qui poi abbiamo anche la caratteristica. Qui per esempio succede, non so quale sia il browser, qui abbiamo l'autofill anche della password, perché qui chi ha sviluppato questo modulo nel campo password ha utilizzato la tipologia di campo password e mette gli asterischi, perché il browser si comporta diversamente con quei campi, non ti fa l'autocompletamento, perché il browser si ricordano i campi, no? Mentre un campo di testo, tu scrivi spesso queste cose nei campi di testo, te lo può suggerire. Invece qui avrebbe, siccome questa è una password, la prima volta l'ho messo, il browser non mi ha suggerito, la seconda se lo ricorda, mi suggerisce la password, e qui non ha utilizzato il campo, qui ha utilizzato text invece di password nel campo HTML, quindi questa è veramente una cavolata. Però sai com'è? Pensiamoci. E sono arrivato alla fine. Ci sono domande? Se no, grazie. Cosa? Aperto vandalizzato, è stato venne vandalizzato, da quello che ho capito, da un russo, l'ho sistemato. A maggio non so come, perché c'è lo storico su Etherpad delle modifiche, quindi è sistemato. Vai Eugenio, poi dietro, vai. Sto pensando a una versione più decente di Etherpad per raccogliere questo database. Ho preferito Etherpad perché era completamente anonimo, il software open source, così nessuno poteva dire, ah non va bene. Ho preferito usare la soluzione così. Vai. Se ho capito bene hai fatto un crowdfunding. Io ho voluto utilizzare il termine crowdfunding nel senso di ho dato alle persone la possibilità di poter partecipare mettendo le loro proprie esperienze. Quindi
Crowdsourcing è proprio corretto, però tutti conoscono founding, l'ho utilizzato impropriamente, però l'idea è quella di dare alle persone poter partecipare a un elenco di siti, cioè non è detto fate una patch, no no, usate il vostro malumore in modo più costruttivo, quindi questo è quanto. Vai. Sì, è uno degli elenchi di questi siti, però io me l'ho voluto dedicare a siti italiani, in modo tale per sensibilizzare un po' sul fattore italiano. Se voi prendete l'elenco trovate siti, da siti di università a siti di aziende, anche qualche cosa specifica di una regione e così via. Perché tutti mi hanno detto, c'è cioè, questo qui, ma è un po' morto, io invece ho voluto fare una cosa dedicata agli italiani, perché nessuno pensa mai che esistiamo, anche solo noi, e i modi con cui noi approcciamo, come abbiamo visto, sono diversi, quindi l'ho voluto proprio fare scalare su un... Sono di fatto, devono essere italiani che salvano la password in chiaro o che te la inviano in chiaro. Se puoi leggere il documento, ci sono, ad oggi siamo credo a 40 siti con 10 che non sono stati verificati, che non sono pochi per una cavolata fatta in un mese così pubblica, così zitta zitta. Poi non è che ho fatto Wired, ha pubblicato l'articolo, no, ho fatto a girare nei circoli, insomma. Vedi c'è il link che ce l'ho condiviso tra le slide proprio all'Etherpad, che è pubblico, potete trovarlo. Da mobile Etherpad fa schifo come soluzione, mi consiglio di guardarlo da computer. Scusa un attimo che lo devo ritrovare, non mi ricordo se l'ho messo brutale nelle slide oppure l'ho messo nell'elenco articolo per evitare lo spam. Guarda, questo qui è reso conto, qui c'è il link all'Etherpad. Dovrebbe essere siti-password-, però non mi ricordo qual è il dominio che ho utilizzato per Letterpad. Qui trovi un'analisi trovate un'analisi completa anche con altri dati in più. Ho cercato di fare un riassunto in 12 minuti, di un po' tutta l'esperienza totale.